Ambiente, salute, virus, il territorio cremonese è sottoposto a una pressione ambientale notevole. Per questo anni fa è stato dato il via a uno studio epidemiologico che a oggi non è ancora arrivato a conclusione. Le ragioni sono sostanzialmente di tipo burocratico-amministrativo. Dopo la stesura del progetto ci siamo resi conto che il comune di Cremona nell'anagrafe non è in grado di darci con precisione le storie residenziali di soggetti che sono vissuti negli anni 80 nel comune di Cremona, informazione che era necessaria per le finalità dello studio. Quindi abbiamo dovuto riscrivere questo progetto cercando di raggiungere lo stesso obiettivo con degli strumenti diversi, ad esempio osservando le madri che avevano partorito. La stessa cosa l'abbiamo fatta limitando lo studio sulle leucemie. E l'ultima questione era la capacità di attribuire il numero di decessi alle diverse fonti inquinanti, in particolare all'inquinamento da polveri sottili. Diciamo che la parte sanitaria in senso stretto del progetto è pressoché conclusa. Quello che ci mancava era un supporto rispetto al modello di ricaduta delle fonti inquinanti che ci consentisse di attribuire a ogni via e quindi alla storia residenziale di tutti i soggetti dello studio una dose cumulativa di esposizione. Per raggiungere questo scopo avevamo necessità di una collaborazione scientifica con soggetti in grado ovviamente che avevano le competenze per aiutarci in questo lavoro che purtroppo non si è potuta realizzare, tradurre in un accordo formalizzato, anche qui per una serie di ragioni burocratico-amministrative di cui non entro nel merito. Però non sono stato scoraggiato da parte di nessuno di condurre questa indagine. Gli ostacoli sono stati purtroppo di questa natura. Vediamo se riusciremo a superarli. Certo che la situazione epidemica non ce lo consente molto facilmente, perché le istituzioni che potrebbero aiutarci, come l'Istituto Superiore di Sanità, il Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio, con cui abbiamo collaborato in passato, sono assorbiti nei loro progetti di ricerca sul Covid-19. Quindi vedremo se troveremo dei gradi di libertà per poterci inserire in questo progetto.